Dopo le contestazioni a Roma e le minacce al barista di Bagno a Ripoli, che questa sera avrebbe dovuto ospitare il suo evento, Matteo Salvini si è recato in Mugello intorno alle 14.30, prima a Barberino per un breve incontro con la stampa e poi nei nostri studi per un'intervista. Successivamente il leader della Lega si è recato a Borgo San Lorenzo, dove ha incontrato alcuni oppositori che con striscioni e urla hanno contestato il politico venuto in Toscana ad appoggiare il candidato alle regionali Claudio Borghi. Il cordone dei carabinieri ha tenuto i manifestanti a debita distanza per evitare il contatto fisico. L'occasione per Salvini è stata anche quella di raccogliere firme e presentare Borghi alla cittadinanza. Tra gli striscioni esposti contro Salvini anche alcuni in riferimento alla Mucchilatte, di cui recentemente il leader del Carroccio ha proposto la possibile nazionalizzazione. La Toscana potrebbe essere una perla non italiana ma in Europa e nel mondo. Se non ci fossero fra le palle uno Stato che fa pagare delle tasse assurde, io prima ho incontrato gli artigiani e come fai a tenere la concorrenza con i tedeschi o con i cinesi se lo Stato ti chiede il 60% di tasse? Noi abbiamo presentato con Claudio Borghi una proposta che sta in piedi, che permetterebbe allo Stato italiano di stare in piedi pagando il 15% delle tasse, non il 60%, non sono numeri tirati a caso, ma sono numeri assolutamente studiati. Un numero verde regionale per rispondere ai cittadini che hanno problemi con i tempi di attesa per visite e prestazioni sanitarie, istituito dalla Regione per garantire a tutti il diritto all'assistenza e alla cura nel rispetto dei tempi massimi di attesa, che sono 15 giorni per le visite e 30 per gli esami di diagnostica. Si potrà accedere al servizio se si ha già la prenotazione fatta al CUP per l'ecografia, l'addome, le visite oculistiche, ortopediche e neurologiche. Il numero verde 800 55 60 60 è gratuito da tutto il territorio regionale e risponderà il personale dedicato. Per dare una risposta personalizzata e tempestiva al cittadino, per ottimizzare tutto il nostro macchinario e per venire ancora più incontro a quella che è l'esigenza naturalmente importante delle liste d'attesa. Il servizio è strutturato su due livelli, un front office che accoglie subito le richieste in entrata e un back office di esperti che nell'arco di 48 ore cerca una risposta al problema. Il numero verde è in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15 e per garantire il servizio 24 ore su 24 è attiva anche una segreteria telefonica che entrerà in funzione dalle 15 alle 9 dei giorni feriali e nei giorni festivi per consentire di accogliere in qualsiasi momento le comunicazioni dei cittadini. Chiediamo una cosa molto semplice, che il piano paesistico deliberato e licenziato dalla giunta regionale e oggi approdato in consiglio venga approvato così com'è. Chiediamo cioè che non vengano recepiti degli emendamenti che rischierebbero di modificarlo distorcendolo in peggio, proposti dalle varie forze politiche in aula. Il piano è un piano al quale hanno lavorato i tecnici della Giunta, soprattutto l'assessore Marson, l'assessore competente alla partita, e il Ministero dei Beni Culturali, perché ricordo è un piano di copianificazione, quindi realizzato insieme al Governo. Modificarlo sarebbe un grande errore, è un piano che presenta certamente aspetti migliorabili, ma che nel contesto comunque è un piano coraggioso che potrebbe diventare un piano guida anche per tante altre regioni italiane. Certamente le tentazioni di modificarlo per poter costruire dove non si può, dove oggi non è consentito, per poter modificare il territorio dove oggi non è consentito, ci saranno. E noi chiediamo che invece questo non accada, chiediamo che l'assessore tenga duro, non accetti le sirene di chi consiglia di dimettersi in protesta, ma anzi resti e combatta.